Fratelli, uniti tutti in Cristo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre prega essa nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Essa nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, adesso nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O eroina del cielo, Agata Bella, desplendi al mio morir propizia stella. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria a Santa Elisabetta. Vogliamo chiedere a Maria Santissima di venire a visitare la vita di ognuno di noi,
venire a visitare le nostre famiglie, le nostre case, le nostre abitazioni, i nostri anziani che magari sono allettati, sono infermi, di venire a visitare le persone che si trovano recluse, di venire a visitare quanti ogni giorno invocano la presenza di Dio nella loro vita, perché possono avviare un processo di conversione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O eroina del cielo, Agata Bella, desplendi al mio
Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù a Betlemme. Vogliamo chiedere a Maria che ci faccia sperimentare la presenza di Gesù che nasce nella vita di ognuno di noi attraverso quel cammino di conversione che avviene attraverso l'accostamento ai sacramenti della mensa della parola, dell'Eucarestia e della confessione. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe,
preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O eroina del cielo, Agata Bella, nel quarto mistero gaudioso si contempla la presentazione di Gesù al Tempio. Vogliamo chiedere al Signore Gesù di essere accolti, di poterci presentare davanti a Lui con quella certezza che quel sacramento che abbiamo celebrato, che ci ha portati al candore della purezza, possa essere mantenuto. Chiediamo al Signore di prepararci bene ad accogliere la nostra martire Agata e possiamo attingere dalla sua testimonianza di vita e fare sì che il nostro cammino si possa affiancare a lei. Il nostro cammino vicino a Sant'Agata ci faccia comprendere che la nostra vita deve essere un cammino che dia chiarezza della nostra testimonianza, come è stata chiara la testimonianza di Agata nell'amore al Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O eroina del cielo, Agata Bella, desplendi al mio morir propizia a sé. Nel quinto mistero gaudioso si contempla il ritrovamento di Gesù nel Tempio. In questo quinto mistero vogliamo chiedere al Signore di farci sperimentare la sua grazia, di farci sperimentare la sua presenza nella nostra vita. Preghiamo per quanti vivono la difficoltà della mancanza di lavoro, perché possono avere una vita dignitosa, possono avere una vita dedicata alla giustizia e alla pace. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O eroina del cielo, Agata Bella, salve, o Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questo valle. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo quest'esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Preghiamo per le intenzioni del Santo Padre per lucrare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo per tutti i nostri cari defunti. L'eterno riposo dona loro, oh Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Padre del cielo, che sei Dio, Figlio Redentore del mondo, che sei Dio, abbi pietà. Spirito Santo, che sei Dio, abbi pietà. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre degna d'amore, prega per noi. Madre ammirabile, prega per noi.
Madre del buon consiglio, prega. Madre del creatore, prega. Madre del salvatore, prega. Vergine prudente, prega. Vergine degna di onore, prega. Vergine degna di lode, prega. Vergine potente, prega. Vergine clemente, prega. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata a Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della santa città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della divina presenza, prega per noi. Arca dell'alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Santo Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, oh Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Concedi ai tuoi figli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. O eroina del cielo, Agata Bella, desplendi al mio morire propizia stella. Cittadini! 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 Cantiamo l'inno. Thank you.
Il nostro arcivescovo ha rivolto un pensiero a tutti noi devoti della martire Sant'Agata. Questo pensiero lo troverete nel volantino che verrà distribuito dagli amici del Rosario lungo il percorso della processione. Sua Eccellenza si rivolge a tutti noi in questo modo: in preghiera come Sant'Agata, con il Padre Nostro sulle labbra. Uno dei momenti più suggestivi della processione di Sant'Agata è la sosta davanti al monastero delle Benedettine e la partecipazione silenziosa di tutti i presenti al canto delle monache, una preghiera antichissima in latino, la cui tradizione è la seguente: stando Agata nel mezzo del carcere, con le braccia levate verso il cielo, pregava il Signore. Signore Gesù, Maestro buono, ti ringrazio perché mi hai fatto vincere i tormenti dei carnefici. Comanda che io venga a prendere parte della tua gloria eterna. È un momento di intensa preghiera che vorrei fosse presente nel cuore di tutti, uniti nel ringraziamento a Dio perché ci dona la forza di testimoniarlo così come ha fatto la nostra Santa. C'è tanto bisogno di portare luce del bene e della testimonianza cristiana nelle famiglie, tra i giovani, nella società, nella politica, e possiamo farlo solo se leviamo le braccia al cielo e lasciamo sgorgare dal cuore una vera preghiera. Gli amici del Rosario in maniera encomiabile aiutano a pregare, ad imitare Sant'Agata nel carcere. Quest'anno abbiamo approfondito nelle catechesi il significato del Padre Nostro, la preghiera di ogni cristiano che Gesù stesso ci ha insegnato, la preghiera che contiene in sé tutte le richieste più vere di cui una persona ha bisogno. È bello ricordare che al Padre Nostro, un martire del nostro tempo, il beato Don Pino Puglisi, ha dedicato il centro pastorale in cui raccoglieva i ragazzi per sottrarli alla mafia. In quelle parole trovava l'ispirazione per l'educazione alla vita buona e bella di ogni cristiano deve vivere. Nel cordone di Sant'Agata risuoni il Padre Nostro. All'inizio di ogni mistero del Rosario, per chiedere a Dio buono che venga il suo regno di pace e di bene nei nostri cuori, che ognuno abbia il pane, che il perdono e la vittoria su ogni tentazione si associ alla santità di Sant'Agata. Luigi Renna, arcivescovo metropolita di Catania. Cittadini! Cittadini! Cantiamo l'inno. E ora, cari fratelli e sorelle, ora che lo sguardo di Sant'Agata, che va serena incontro al martirio perché forte del Signore, e va serena nella nostra città per portare un messaggio
di amore e di fede. Incrociamo il suo sguardo e preghiamo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Mentre viene preparato il busto reliquiario per passare in mezzo a noi e viene preparato lo scrigno delle reliquie, preghiamo insieme con la corona gatina. Ci rivolgiamo anzitutto a Dio, Padre nostro, dicendo: Signore Dio, Padre Santo, noi ti ringraziamo perché ci hai donato come celeste patrona Sant'Agata, plasmata dallo Spirito Santo come vergine sposa del Signore Gesù, e ti chiediamo di essere attratti dalla sua testimonianza a vivere un'autentica vita di fede, di speranza e di carità. Fa che anche noi rifuggiamo come lei ha fatto dalle tentazioni di ogni tipo con le quali il tiranno quinziano, strumento del maligno, voleva strapparla al tuo amore, perché possiamo aderire a te, Dio, uno e trino, e alla tua parola di salvezza. Diciamo insieme: Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Sant'Agata è stata coronata della corona del martirio da Gesù Cristo e dalla Vergine Santa, come vediamo nell'abside, affrescato nell'abside della nostra cattedrale. Perciò ci rivolgiamo alla Madonna e diciamo: Maria, Madre di Cristo e Madre nostra, Regina dei Martiri, che hai coronato la Santa Vergine Agata con il diadema del martirio insieme a tuo Figlio Gesù, fa che la nostra esistenza si adorna dei gioielli più veri di ogni virtù: la prudenza nell'agire, la giustizia nell'operare, la fortezza nelle prove, la sobrietà nell'uso di ogni bene, ma soprattutto la più grande delle virtù, che è la carità. Ave o Maria, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E ora ci rivolgiamo a Sant'Agata. Gloriosa Sant'Agata, che con una fedeltà sponsale non hai tradito le promesse del battesimo e l'amore a Cristo Gesù, benedici questo popolo di Catania, la Chiesa, perché sia fermento evangelico, le istituzioni civili perché operino nella giustizia e nella trasparenza, tutti i cittadini, le famiglie, i poveri, i carcerati, gli immigrati, perché tutti aspirino a vivere una vera vita cristiana, lontana dal peccato, profumata di fede, carità e speranza, degna di chi vuole essere tuo devoto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sant'Agata, Vergine Martire, cittadini, cittadini, cittadini. E ora cantiamo l'inno mentre viene portato fuori lo scrigno.
paradiso, coronata di vittoria, o Santa Agata la gloria, per noi prega, prega di lassù, che splendi in paradiso, coronata di vittoria, o Santa Agata la gloria, per noi prega, prega di lassù. Thank you.
Bene, adesso sta per iniziare la celebrazione. Cantiamo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo
siano con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, non è ancora sorto il sole sulla città di Catania, ma essa è ugualmente illuminata in questa messa dell'aurora dal luminoso esempio del martirio di Sant'Agata. Il suo busto reliquiario, conservato con tanta devozione nella nostra cattedrale, oggi è stato riportato sotto i nostri occhi. Fra poco varcherà le soglie di questa cattedrale e passerà per le strade di Catania. Fino al giorno 6 possiamo dire che le sue ossa testimonianza del martirio ci parleranno ancora per nutrirci di fede e di coraggio per tutto l'anno. Ma noi cominciamo questa celebrazione nutrendoci di ciò che Sant'Agata ha ritenuto il suo vero nutrimento, l'Eucarestia. Cosa sono i martiri? Uomini e donne che sono diventati una sola cosa con Cristo crocifisso, pur di non tradire la loro fede. Saluto ciascuno di voi, cari fratelli e sorelle. Saluto i pellegrini, mi piace chiamarli così, non turisti, perché una festa religiosa non ci sono turisti, ci sono pellegrini. Saluto il prefetto, il sindaco, il presidente del Consiglio della Sicilia, le illustri autorità della magistratura, civili, militari. Ciascuno di noi oggi si sente popolo soprattutto davanti al Cristo che regna sovrano dalla croce, e a Lui presentiamo umilmente le nostre colpe, le colpe di tutta Catania. Al termine della celebrazione io darò la benedizione papale, come si fa sempre nella messa dell'aurora. Fratelli e sorelle, al termine di questa celebrazione eucaristica riceveremo la benedizione papale che, attingendo alla ricchezza della comunione dei santi in Cristo Redentore, ci elargirà l'indulgenza plenaria con la remissione di ogni pena dovuta per i peccati. Confessiamo dunque le nostre colpe e umiliamoci sotto la potente mano di Dio perché ci esalti nell'ora della sua visita. Facciamo un breve esame di coscienza. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, per me, il Signore, per i meriti e per l'intercessione della Beata Sempre Vergine Maria, dei santi apostoli Pietro e Paolo, di Sant'Agata e di tutti i santi, Dio Onnipotente e Misericordioso vi conceda un tempo favorevole per un sincero e fruttuoso pentimento, la continua conversione del cuore, il rinnovamento della vita, la perseveranza nelle opere buone, perdoni i vostri peccati e vi conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli.
al Signore, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. E tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, la gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio Padre buono, che ogni anno ci allieti nel ricordo di Sant'Agata, Vergine Martire, di Cristo, concedi anche a noi, illuminati e sorretti dal suo esempio di castità e fortezza, di seguire il Figlio tuo sulla via della croce. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Sediamo chi può, ma tutti quanti in ascolto della parola di Dio. Dal secondo libro dei Maccabei. In quei giorni ci fu il caso di sette fratelli che, presi insieme alla loro madre, furono costretti dal re, a forza di flagelli e nerbate, a cibarsi di carni suine proibite. Uno di loro, facendosi interprete di tutti, disse: «Che cosa cerchi o vuoi sapere da noi? Siamo pronti a morire piuttosto che trasgredire le leggi dei padri». E il secondo, giunto all'ultimo respiro, disse: «Tu, o scellerato, ci elimini dalla vita presente, ma il re dell'universo, dopo che saremo morti per le sue leggi, ci risusciterà a vita nuova ed eterna». Dopo costui fu torturato il terzo, che alla loro richiesta mise fuori prontamente la lingua e stese con coraggio le mani, dicendo dignitosamente: «Dal cielo ho queste membra, e per le sue leggi le disprezzo, perché da lui spero di riaverle di nuovo». Lo stesso re e i suoi dignitari rimasero colpiti dalla fierezza di questo giovane, che non teneva in nessun conto le torture. Fatto morire anche questo, si misero a straziare il quarto con gli stessi tormenti. Ridotto in fin di vita, egli diceva: «È preferibile morire per mano degli uomini quando da Dio si ha la certa speranza di essere da Lui di nuovo risuscitati, ma per te non ci sarà davvero risurrezione per la vita». Parola di Dio. Chi dona la sua vita risorge nel Signore. Se il Signore non fosse stato per noi, quando eravamo assaliti,
allora ci avrebbero inghiottiti vivi, quando divampò contro di noi la loro collera. Chi dona la sua vita risorge nel Signore. Allora le acque ci avrebbero travolti, un torrente ci avrebbe sommersi, allora ci avrebbero sommersi acque impetuose. Chi dona la sua vita risorge nel Signore. Siamo stati liberati come un passero dal laccio dei cacciatori. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Chi dona la sua vita risorge nel Signore. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, annunciare il Vangelo non è per me un vanto, perché è una necessità che mi si impone. Guai a me se non annuncio il Vangelo. Se lo faccio di mia iniziativa, ho diritto alla ricompensa, ma se non lo faccio di mia iniziativa, è un incarico che mi è stato affidato. Qual è dunque la mia ricompensa? Quella di annunciare gratuitamente il Vangelo senza usare il diritto conferitomi dal Vangelo. Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero. Mi sono fatto debole per i deboli, per guadagnare i deboli. Mi sono fatto tutto per tutti, per salvare a ogni costo qualcuno. Ma tutto io faccio per il Vangelo, per diventarne partecipe anch'io. Parola di Dio. Cristo ha preso le nostre infermità e si è caricato delle nostre malattie. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano. La febbre la lasciò ed ella li serviva. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e uscito si ritirò in un luogo deserto e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano». Egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là,
Per questo infatti sono venuto, e andò per tutta la Galilea predicandole nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle in Cristo, permettete se all'inizio della celebrazione ho salutato le illustri autorità che, prima di iniziare l'omelia, saluti Monsignor Roberto Cona, Sua Eccellenza il Nunzio del Salvador, che è originario della diocesi di Piazza Armerina, e Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Favale, mio carissimo amico, che è vescovo di Conversano Monopoli in Puglia. Grazie per la vostra presenza in questa celebrazione con il popolo di Catania. E saluto parimenti tutti i sacerdoti e diaconi qui presenti, soprattutto i sacerdoti che hanno accompagnato dei pellegrinaggi. Eccoci quest'anno riuniti attorno all'altare nella nostra cattedrale di Sant'Agata per la messa dell'aurora. La celebrazione eucaristica è che ha il nome così bello delle prime luci dell'alba. Pensate che nella liturgia solo in un altro giorno, in altri due giorni si parla di messa dell'aurora, a Natale e a Pasqua. Ha il nome così bello delle prime luci dell'alba, quelle che promettono le attese più belle di ogni giornata, quelle che a volte sono affrontate con qualche timore, e che noi cristiani iniziamo affidandoci a Dio, Padre buono. Il Santo Vescovo di Molfetta, il venerabile Don Tonino Bello, invocava la Madonna all'aurora con parole che potrebbero benissimo adattarsi a chiedere l'intercessione della nostra martire Agata, con queste bellissime parole: «Donaci di intuire, pur tra le foschie dell'aurora, le speranze del giorno nuovo. Ispiraci parole di coraggio, non farci tremare la voce quando, a dispetto di tante cattiverie e di tanti peccati, che invecchiano il mondo, osiamo annunciare che verranno tempi migliori. Aiutaci a comprendere che additare le gemme che spuntano sui rami vale più che piangere sulle foglie che cadono. E infondici la sicurezza di chi già vede l'Oriente incendiarsi ai primi raggi del sole. La gemma che spunta sull'albero e che ci dona speranza oggi è Sant'Agata, che con il suo martirio continua ad annunziare che la luce che Cristo è venuto a portare nel mondo non teme né la corruzione di Afrodisia né la violenza di Quinziano. E Afrodisia e Quinziano non sono personaggi solo del passato, sono personaggi del nostro presente, che camminano per le vie del mondo, anche per la via della nostra Catania. La luce del Vangelo non è mai contro qualcuno o qualcosa, ma è semplicemente luce di salvezza ed è incompatibile con il male, così come l'aurora è incompatibile con la notte. La testimonianza cristiana fino al martirio ha il suo riverbero anche nei valori umani, perché, dice il Concilio, non c'è nulla di genuinamente umano che non trovi eco nel cuore del cristiano. Il martirio di Sant'Agata
ci dice quanto un cristiano possa essere credibile. Non è il cristiano solo uno che parla, uno che oggi mette il sacco, ma è uno che sa essere coerente e sa pagare la sua fede persino con il dono della propria vita. La luce del martirio è quella che ha dato speranza ai cristiani e ha fatto dire loro: sì, è possibile essere credenti fino in fondo. Se è stato possibile per una ragazza come Sant'Agata, è possibile per me, per te, per tutti. E la luce del martirio continua ancora oggi ed è sempre come l'aurora in mezzo al buio. Così 30 anni fa Don Pino Puglisi, in terra di Sicilia. Il Papa, ricordandoci del suo sacrificio, ha scritto a noi vescovi siciliani queste parole da riferire a voi. Vi esorto a far emergere la bellezza e la differenza del Vangelo, compiendo gesto e trovando i linguaggi giusti per mostrare la tenerezza di Dio, la sua giustizia, la sua misericordia. Sono segni che il cristiano ha chiamato a portare nella città. Il martire Don Pino possedeva una sapienza pratica e profonda e diceva: se ognuno di noi fa qualcosa, allora possiamo fare molto. Ognuno di noi, non solo dei tempi di Don Puglisi, oggi ognuno di noi. Se qualche volta voi uomini e donne di cultura vedete il vostro pastore fermo nell'affermare la peculiarità del martirio cristiano di Agata rispetto alle tante culture, a letture culturali e simboliche che proliferano e che rischiano di trasformarla in un mito, è perché io voglio che non si dimentichi che Agata è una martire cristiana, perché il mito è manipolabile dall'antica Grecia fino a Freud, ma il Vangelo e i suoi martiri no. Quando al nome di Sant'Agata non accostiamo il nome di Cristo, rischiamo di fare un'operazione di riduzionismo. Essi, i martiri, hanno una portata etica, che è quella stessa del Vangelo. Anche la religiosità può diventare manipolabile, quando ad esempio una candelora perde il suo senso di devozione comunitaria, divenendo espressione particolaristica e, Dio non voglia, politica. Stiamo attenti alle derive e torniamo a rileggere Sant'Agata alla luce della fede cristiana. Non permetterò altre letture. Sul suo volto non è stampato un sorriso enigmatico come su una statua greca o classica, ma i nostri antenati e il mio predecessore, il vescovo Maurizio, nel XIV secolo, volle che fosse espresso in quel volto la serenità di una donna che ha riposto tutta la sua fiducia in Cristo Salvatore, ed è questa l'unica immagine che deve ispirare i credenti di Catania. Sant'Agata ha fatto la sua parte, Don Pino Puglisi anche. Ora tocca a noi, i cristiani di questo tempo. Come potrà la nostra vita portare i riverberi dell'aurora su Catania, sul nostro mondo, ogni giorno e non solo oggi in cui le nostre strade sono vestite a festa? Ci risponde il Vangelo di questa domenica. Il Vangelo secondo Marco ci dice oggi che Gesù entrò a Cafarnao, il villaggio dove abitava San Pietro, in giorno di sabato, e si reca nella casa dell'Apostolo dove la suocera di costui era malata. Gesù non rifugge dai luoghi dove c'è sofferenza e malattia. Educa i suoi apostoli non dicendo: andate, curate, io me ne sto tranquillo. Lui per primo si sporca le mani, entra e compie dei gesti semplici che dicono la vicinanza e la tenerezza di chi sa stare accanto al letto di un malato. Non trovo parole più belle di quello di un padre della Chiesa, San Girolamo, che era quasi coevo di qualche cinquantenario dopo Sant'Agata, per
per commentare questo episodio evangelico. Dice San Girolamo: ma Cristo, questo medico misericordioso, si accosta egli stesso al letto. Colui che si era messo sulle spalle quella pecorella smarrita si accostò di persona. La prese per mano e la fece alzare. Prese la sua mano come fosse un medico, tastò il polso, si accorse della febbre e fu egli stesso il medico e la medicina. Cristo è il medico e la medicina. Per cui conclude San Girolamo: invitiamolo ad entrare in casa nostra. Non restiamocene supini, ma alziamoci una buona volta dal letto. Fin qui le parole di San Girolamo. E cosa fa quella donna una volta guarita? Si mette a servire. Rende la casa che era ferma, quasi bloccata dalla malattia, una casa accogliente dove si nutrono gli ospiti, dove a sera nel cortile, abbiamo letto nel Vangelo, Gesù accoglie i malati. Gesù, quando fa un miracolo, non lo fa semplicemente per noi e basta. Fa sì che noi ci rimettiamo in piedi e facciamo miracoli di carità per gli altri. Cari fratelli e sorelle, nel nome di Sant'Agata, come vorremmo imparare questi gesti di Gesù e sentire che Egli entra nelle nostre case ogni volta che apriamo il cuore al Vangelo. Questa mattina voglio rivolgermi soprattutto alle famiglie. Vedo tanti papà, tante mamme. Vedo tante persone che hanno con loro 6 bambini. I mariti, mi raccomando, siano accanto alle mogli con tenerezza, senza sprezzo, peggio violenza. I mariti sappiano che il bene di una coppia che rimane unita per tutta la vita è inestimabile. Gli uomini non insidino altre donne, rovinando altre famiglie e diventando padre di figli che forse abbandoneranno e cresceranno senza il papà, come succede in tante famiglie di Catania. E voi mogli, amate i vostri mariti con la stessa fedeltà con cui Sant'Agata ha amato Cristo, suo sposo, non l'ha tradito. State attente però, amore non vuol dire subire violenza e tradimenti dal marito, essere messe a tacere dai mariti e pensate, da suoceri e suoceri che sono peggio di Quinziano e di quella cattiva madre che fu Afrodisia. Non ridete su queste cose, sono molto serie. Lasciatevi toccare il cuore per amare sinceramente e fedelmente. E voi genitori, prendete mano nella mano i vostri figli, come Gesù prese per mano la suocera di Pietro. Prendere per mano significa accompagnarli nella vita e non lasciarli in mano di qualcun altro. Cosa fai per tuo figlio? Cosa dai a tuo figlio? Lo studio? Allora sarà libero un domani, perché non dovrà piegarsi né ad un imprenditore che lo sfrutta dandogli un salario da fame, né alla mafia che recluta i ragazzi più fragili per renderli uomini che non avranno mai un futuro dignitoso. Il futuro a cui può aspirare un ragazzo che si lascia è bicocca. Sarà libero di votare quel giovane con la sua testa e di partecipare alla vita democratica senza ricatti. Cosa dai a tuo figlio, padre di Catania? Una pistola che lo faccia sentire onnipotente? Non è la strada che ha percorso Sant'Agata, perché colui che Sant'Agata ha seguito, Gesù Cristo, ha detto a Pietro: rimetti la spada nel fodero, perché tutti quelli che prendono la spada di spada moriranno. Le armi esibite o date ai figli sono il peggior insegnamento che un padre possa dare. Colui che dà la vita e mette in mano al figlio una pistola, dopo avergli dato la vita, gli dà la morte. Ci sono famiglie poi in cui c'è tutto. Amore dei genitori, buona educazione, studi avanzati, vacanze strabilianti. Cosa manca? Manca l'imparare da Gesù a tendere la mano ai poveri, costruire la propria vita con gli altri, insegnare a servire,
imparare la gratuità. Quando si ha tutto, a volte si dimenticano gli altri, si dimentica la gratuità. Solo i figli che impareranno lo stile della gratuità potranno dare speranza alla società, alla politica, ad un mondo che ha bisogno di autorevoli servitori, alla Chiesa. Cari fratelli e sorelle, questo è quello che, guardando a Gesù, colui che Sant'Agata ha imitato, sento di dire alle famiglie, alle madri e ai padri, non ai figli, perché i figli sono lo specchio di quello che un padre e una madre. Prima di rimproverare un ragazzo e un giovane, pensiamo all'adulto che sta dietro di lui o che non c'è dietro di lui. Domani avremo un gesto di condivisione a San Nicolò l'Arena. Mi raccomando, sia tale che per chi vi partecipa, perché tante volte in questi pranzi vedo affacciarsi persone per fare un selfie e poi andare a pranzare a casa. La mensa della carità va onorata con coerenza. O si partecipa o si rimane a casa, perché i poveri non si devono sentire umiliati e non devono essere la passerella di alcuno, del vescovo per primo. E noi abbiamo voluto festeggiare Sant'Agata domani con i suoi fratelli prediletti, i poveri, a San Nicolò l'Arena. Ci piace pensare che Sant'Agata, come una vera discepola del Signore, ci prenda per mano tanti che, come la suocera di Pietro, sono bloccati nella malattia, nella povertà di ogni tipo, nelle storie di peccato e di corruzione. Lei ci inviti a rialzarci e a farci camminare in questa aurora verso il giorno in cui splende giustizia e carità per tutti, e insegna anche a noi ad essere solidali e servitori come Gesù, come Don Pino Puglisi, come gli altri santi, perché tutti possiamo sentire che i raggi di un sole, quello delle beatitudini del Vangelo, illumini questa città che lei ha irrorato con il suo sangue di martire cristiana. Guardiamo a Cristo, guardiamo a Sant'Agata, impariamo la carità, perché la carità salverà Catania. Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e sorelle, è arrivato il momento di rinnovare le nostre promesse battesimali. C'è qualcuno che sta poco bene, lasciamo che venga soccorso. Bene, sono arrivati i soccorritori, possiamo stare tranquilli. E vedete, sapete, quando c'è una festa io tengo a non farvi recitare semplicemente il credo, la nostra professione di fede, ma di farvi ricordare le promesse del battesimo, che hanno una prima parte, rinuncio, e un'altra che dice credo. Il giorno di Sant'Agata rifacciamo la nostra professione di fede, come si fa nel giorno del battesimo. Rinunziate al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio. Rinunziate alle seduzioni del male per non lasciarvi dominare dal peccato. Rinunziate a Satana, origine e causa di ogni peccato. Credete in Dio Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, e risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei Santi,
la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Diciamo insieme: questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa. Questa è stata la fede di Sant'Agata. E noi ci gloriamo di professarla. In Cristo Gesù nostro Signore. Amen. Fratelli e sorelle, quando ascoltiamo la parola di Dio, quando guardiamo ai santi, ci sembra che quello che il Signore ci chiede, l'esempio dei santi, sia qualcosa di inarrivabile. Possiamo arrivarci solo con la preghiera vera. Per questo diciamo insieme: per intercessione di Sant'Agata, ascoltaci, o Signore. Perché la Chiesa, sull'esempio di Sant'Agata, testimoni la sua fedeltà a Cristo anche tra le persecuzioni, le lotte e le sfide cui oggi è sottoposta, preghiamo. Per intercessione di Sant'Agata, ascoltaci, o Signore. Perché ogni tipo di organizzazione politica, civile e religiosa si impegni nell'educazione alla pace e nella ricerca del dialogo tra i popoli, preghiamo. Per intercessione di Sant'Agata, ascoltaci, o Signore. Perché ogni uomo possa vivere la propria vita di fedele e di cittadino con coerenza ed onestà, così da contribuire alla costruzione di una società più giusta ed umana, preghiamo. Per intercessione di Sant'Agata, ascoltaci, o Signore. Perché tutti coloro che soffrono nel corpo e nello spirito sappiano affidarsi a Dio Padre e trovare nel suo e nel nostro aiuto consolazione, forza e serenità, preghiamo. Per intercessione di Sant'Agata, perché la nostra partecipazione a questa Eucaristia sia nutrimento e forza per purificare ogni giorno il nostro cuore e, sull'esempio di Sant'Agata, essere testimoni credibili di Cristo nostro Signore. Preghiamo. Per intercessione di Sant'Agata. Ancora una preghiera. Vogliamo pregare perché per quella ragazza che alcuni giorni fa a Villa Bellini è stata violentata da un gruppo di giovani sbandati che provengono da un altro paese, ma questo non ci deve portare a stigmatizzarli, perché queste cose accadono anche agli italiani. Preghiamo per quella ragazza, preghiamo per tutte le ragazze violate e violentate. Signore, dona loro la forza di riprendersi e di cancellare dalla loro memoria questa impronta che certamente peserà per loro per tutta la vita. E donaci una cultura di maggiore rispetto, una cultura che non riduce le persone, soprattutto le donne, a cose. Preghiamo. E ciascuno di voi qui è venuto con qualche intenzione di preghiera questa mattina, con qualche lacrima da pensare, con qualche desiderio. Per sé e per gli altri. È il momento in silenzio in cui ciascuno di voi presenti al Signore questa intenzione. Mi raccomando, prima per gli altri e poi per noi. E vogliamo raccogliere qui attorno all'altare tutte le persone che in tanti luoghi vogliono, guardando a Cristo e a Sant'Agata, risuscitare nella loro vita. Pensiamo ai carcerati, pensiamo alle loro famiglie, pensiamo a quelli che si nascondono perché abbiano il coraggio di venire allo scoperto e di cambiare la loro vita, pensiamo agli ammalati, pensiamo a quelli agli arresti domiciliari perché riflettano che la libertà vissuta nell'onestà è la cosa più bella. Ciascuno di noi attorno all'altare porti queste intenzioni.
e preghiamo per i genitori, per quelli che hanno avviato i figli sulla via del male, perché si convertano. O Padre, noi ci rivolgiamo a Te. Non abbiamo forza e fede come Sant'Agata, perciò lei intercede per noi e ci chiede di esaudirci e di rinnovare nella carità la nostra città. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito nell'amore di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del Suo nome, per il bene nostro e di tutta la Sua Santa Chiesa. I doni che ti presentiamo nel glorioso ricordo di Sant'Agata, la martire di Cristo, ti siano graditi, o Signore, come fu preziosa ai Tuoi occhi l'offerta della sua vita, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In
alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Che cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Il sangue versato dalla Santa Martire Agiata, a imitazione di Cristo e per la gloria del suo nome, manifesta i tuoi prodigi, o Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio, per Cristo Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo a te innalziamo il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria. Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo, e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo
nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Agata e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, oh Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Luigi, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Questo applauso non è al coro e a Gesù Cristo che io ho elevato in alto, offrendo tutti quanti voi. Stiamo attenti, perché questa è una liturgia, non è un concerto del Bellini. E ora rivolgiamo, non si fanno applausi durante la celebrazione a questo momento, mi raccomando. Adesso ripeto il per Cristo con Cristo e rispondiamo con un amen sincero, senza cantarlo. Nel futuro non lo canteremo più, evidentemente. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E ora, cari fratelli e sorelle, ci rivolgiamo a Dio con la preghiera che Gesù ci ha insegnato, nella quale ci sono le cose più vere e più belle da chiedere, non le cose sbagliate. E ora, perciò, come Sant'Agata con le braccia aperte nel carcere, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Cambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. La comunione sarà distribuita in tutti gli altari laterali, a destra e a sinistra, e al centro, per cui bisogna che si crei un corridoio centrale per permettere ai sacerdoti di poter arrivare fino in fondo.
Il tuo popolo in cammino.
Preghiamo. O Dio che hai glorificato tra i santi la beata Agata, martire di Cristo, con la duplice corona della verginità e del martirio, per la potenza di questo sacramento, donaci di superare con forza ogni male per raggiungere la gloria del cielo. Per Cristo nostro Signore. E ora, cari fratelli e sorelle, nutriti dalla parola di Dio, dall'Eucaristia, riceverete adesso la benedizione papale, quella che si può concedere in una diocesi solo 3 volte l'anno, a Catania a Natale, a Pasqua e a Sant'Agata la Messa dell'Aurora. E possiamo lucrare l'indulgenza plenaria se ci siamo confessati, comunicati, se non abbiamo avuto il tempo di farlo oggi, lo possiamo farle entro l'ottava, proprio perché questa grazia ci raggiunga, ci tocchi il cuore e ci faccia cambiare vita. Benedirò i rosari. Ho insistito tanto nel dire che la tradizione ci ha dato solo un modo per seguire Sant'Agata, con il sacco e il rosario. Mi è dispiaciuto ieri vedere dietro le candelore quelle ragazze ancora vestite di velo. Non l'ho gradito. Perché quelle cose un mio predecessore, già nel 1800, le aveva vietate. Dietro le candelore, che sono il segno della devozione comunitaria e non personale, perché quest'anno mettiamo il punto alle 15 candelore, si va pregando, non ballando. Sant'Agata è stata circondata da quelle che la volevano far ballare per farla non essere più cristiana. Però lei ha avuto uno stile. Mi raccomando, non esponete, care mamme, cari papà, i vostri figli a queste cose. Queste sono tradizioni. Non tutte le tradizioni del passato sono belle. Ci sono le tradizioni da valorizzare e le tradizioni che vanno messe da parte, perché espongono ad una mentalità che sa più di paganesimo che di cristianesimo. E vi ho detto che le letture pagane, antiche e contemporanee, i vescovi e il vescovo di Catania le combatterà sempre. E Sant'Agata, la martire di Cristo, è morta, non è andata a fare un ballo in discoteca. Quindi si segue con il sacco, se uno lo vuol mettere, se no basta il sacco della fede, che non si vede e si porta nel cuore. E le corone del rosario, perché la preghiera del rosario è la preghiera più semplice, non c'è bisogno di nessun libro ed è più gradita al Signore. Vedete sopra, vediamo che Sant'Agata è coronata da Gesù e dalla Madonna e prega per noi. Benedico questi rosari, sarò con voi in alcuni tratti della processione, ma per pregare. Perché voi guardiate il volto di Sant'Agata, che è un volto che infonde speranza, non è un volto enigmatico, ma infonde la speranza della fede e la forza della carità con la preghiera. E benedico i rosari che saranno distribuiti, sarò con voi in molte parti a pregare, e per 2 intenzioni, perché i genitori di Catania insegnino le vie buone ai loro figli, e perché la carità salvi Catania, la salvi nelle periferie, la salvi nelle carceri, la salvi nelle scuole, la salvi dove ci sono i poveri, la salvi nelle nostre famiglie. La carità salverà Catania come salverà il mondo. Guarda, o Padre, i tuoi fedeli che recitando devotamente la corona del rosario durante la processione di Sant'Agata per le vie della città, invocano con fiducia l'intercessione della Beata Vergine Maria. Fa che nella meditazione dei misteri della salvezza possano stabilire una perfetta sintonia tra preghiera e vita. Per Cristo nostro Signore. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il nostro venerato Padre Luigi, per grazia di Dio e designazione della sede apostolica,
arcivescovo metropolita di questa santa chiesa che è in Catania, a nome del Romano Pontefice impartirà la benedizione con l'indulgenza plenaria a tutti i fedeli che, animati da sincero pentimento, confessati e comunicati, hanno partecipato a questa celebrazione. Pregate Dio per il beatissimo nostro Papa Francesco, per il nostro Vescovo Luigi, per la Santa Madre Chiesa e impegnatevi a vivere santamente in piena comunione con Dio e con i fratelli. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la festa di Sant'Agata, martire di Cristo, patrona della città e dell'arcidiocesi, vi protegga e vi confermi nella sua pace. Amen. Cristo Signore, che ha manifestato in Sant'Agata la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Amen. Lo Spirito Santo, che in Sant'Agata ci ha offerto un segno di carità fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. Amen. Per intercessione dei santi apostoli Pietro e Paolo, vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Andiamo, grazie a Dio. Cittadini, 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 buona festa. Thank you.
entrambi che non sono venuti, è stato troppo emozionante. No, io ci tenevo tantissimo, gliel'avevo detto a Ferrari. Thank you.
a caso, tu il numero di telefono ce l'hai da casa?